Bitcoin, ma come custodirlo in sicurezza? Oggi per darti una risposta a questa domanda ho invitato uno dei massimi esperti di Bitcoin e cose collegate, il professor Ferdinando Ametrano. Benvenuto Ferdinando. Grazie per l'invito, grazie e un saluto a te e a tutti i tuoi followers. Siamo alla seconda perché già sei venuto un'altra volta, ti ho fatto domande da quella più semplice a quella più complicata. Oggi diciamo però ti voglio qua, ti ho voluto qua perché voglio presentare a tutti quelli che seguono il podcast e i video la tua creatura. Grazie. Vero, sei sempre affezionati ai propri figli, quindi assolutamente. Allora, due parole per presentarti, le dico io, poi magari se mi manca qualcosa integri tu. Allora, tu sei professore che insegna alla Bicocca di Milano. E già, insomma, non è che sei il primo scappato di casa. Hai lavorato 20 anni in una delle principali banche nazionali, no? Come informatico, economista, tutte queste parti qua. Poi hai incontrato sulla via di Damasco il Bitcoin, sei rimasto folgorato, è così, no? Quindi assolutamente. Ti sei dedicato anima e corpo a lui. Poi hai creato il Digital Gold Institute, se non vado errato, di cui c'è un podcast che io seguo tutte le puntate e ti invito a seguire tutte le puntate del podcast che fa, perché è una fonte di informazione bellissima, inesauribile, fantastica. Sei super, fai poi, per non parlare, tutti gli altri inviti, tutte le parti dove ti invitano, ti vedo dovunque. E hai creato CheckSig, detto bene? Assolutamente. E che cos'è questo CheckSig? Io lo dico in due parole, poi tu magari lo spieghi bene. È una cassaforte per Bitcoin, giusto? Certo, è una cassaforte per Bitcoin. E nasce proprio dal verificare sul campo due esigenze, no? Perché tu hai fatto una sintesi del mio percorso professionale che ogni tanto spaventa anche me, perché è troppo eclettico. Alla fine è sempre uno che ha fatto tante cose. Però c'è una linea che guida, no? Io sono di formazione un fisico, ho avuto un approccio alla finanza diverso, come trader, come risk manager, ma insomma sempre attento agli aspetti quantitativi. Bitcoin l'ho capito proprio come moneta matematica, mi sono appassionato della crittografia e devo confessare che qualche investimento in Bitcoin l'ho fatto anch'io, insomma parliamo del 2014, quindi sono stato abbastanza fortunato. E io dico sempre una cosa: se mia moglie ha qualche gioiello lo tiene in casa, se avesse tanti gioielli le suggerirei un cavo una cassetta di sicurezza, se avesse dei lingotti d'oro le suggerirei un cavo professionale. E questa è la situazione che ci siamo trovati noi a casa nostra, cioè dice vabbè, io sono tecnico abbastanza, ma la custodia fai da te dopo un po' spaventava anche me stesso, cioè per esempio mi espone a dei rischi di violenza, di aggressione, no, che io non voglio. E poi avevo fatto fammi fare una precisazione per il popolo, che per le persone che non hanno mai approcciato questo aspetto, perché oggi io ho delle persone che conosco e magari comprano 1000 euro, 2000 euro e li comprano sui vari wallet che esistono in giro per la rete, no? Anche affidabili, ce ne stanno, certo. Anche affidabili, per carità, però li comprano e poi li lasciano là e comunque 500, 1000 euro non è questa grande rischio, no? Come hai detto tu, c'ha gli orecchini, beh, te li porti appresso. Quando cominci a investire 50, 100.000, 200.000 euro, 500, ci sono anche persone che hanno milioni di euro in Bitcoin, e lì è come dire, ma che me li tengo a casa sotto il materasso e col rischio che me li rubino? E quindi... Ma anche meno, c'è una giornalista che stimo molto, no? Che, con cui ho un buon rapporto, e lei aveva investito qualche soldino in Bitcoin anni fa, messo in un wallet. E l'ultima volta che l'ho vista mi dice con un certo disagio che sul suo cellulare c'erano 65.000 euro in Bitcoin. Io l'ho guardata e ho detto, beh, però scusami un attimo, nel tuo portafoglio di pelle tu quanto porti? 50 euro? 500 euro? 5.000 euro? E allora perché tieni nel cellulare di più? Cellulare con cui la figlia gioca ai giochini e cellulare che, se un malintenzionato sa che ci sono 65.000 euro,
insomma, ti punta la pistola alla testa o un coltello alla pancia e te li ruba. Allora, lei usa un wallet straordinariamente affidabile, ma è un wallet, non è uno strumento, come dire, per la custodia sicura nel medio-lungo periodo. E come portarli in tasca, dici, come te li possono rapinare in qualsiasi momento. Perché la sua soluzione wallet ha il vantaggio che se lei perde il cellulare almeno non ha perso i bitcoin, e in questo è un wallet particolarmente avanzato, ma certamente non è difesa da transazioni accidentali, da virus che possono colpire il suo cellulare, da malintenzionati che appunto la costringono a trasferire quei bitcoin. Ricordiamoci che le transazioni sono irreversibili, dopo non c'è nessuno che può in qualche maniera rimediare quando la frittata è fatta. Quindi ecco, tu, per siccome sei avanti a un po' tu, dai due studi e tutto quello dell'esperienza, hai detto: devo fare una cosa per cui chi vuole, chi ha tanti bitcoin o comunque tanti soldi in bitcoin, li può mettere in un posto sicuro senza problemi, come se fosse il forziere di una banca strasicuro. Certamente. E poi ci sono altri due estremi, no? Perché da un lato noi facevamo consulenza per una grande borsa inglese che voleva lanciare un contratto futures su Bitcoin, quindi un prodotto derivato, e aveva il tema della custodia. Quindi noi abbiamo fatto all'epoca una verifica delle soluzioni di custodia disponibili sul mercato e nessuna ci piaceva, nessuna ci convinceva. Abbiamo provato a dire loro come andava fatta la custodia, ma faticavano a seguirci. Allora a quel punto il mio socio fa: ma perché non facciamo noi una startup? Ed è nata CheckSig, che a questo punto, quindi, come puoi capire, risolveva i problemi di Avetrano, risolveva i problemi delle istituzioni finanziarie, ma andando avanti ha scoperto che può risolvere anche i problemi di altri. Per esempio, anche per importi magari meno giganteschi, ma anche, che ne so, per 20.000 euro, vediamo che ci sono tanti nostri clienti che, per esempio, non sanno come comprare, non sanno dove comprare, e hanno anche ragione, perché qui fuori, io lo dico sempre, c'è il Far West, cioè delle 300 borse al mondo dove si possono comprare bitcoin, a mio avviso 295 sono borse da cui è meglio stare lontanissimi. E quindi, allora, aiutarli a comprare, aiutarli a custodire, ma poi aiutarli anche a vendere e a stare in regola col fisco. Cioè, quindi, modello RW, capital allora, gain. Sì. Insomma, hai creato una consulenza a 360 gradi, come si dice in gergo, per dargli una mano su tutto quanto quello che è il mondo Bitcoin. Peraltro che parte, che li accompagna con tanta formazione, perché poi, per fortuna, tutti, tanti vogliono capire, ed è la regola d'oro di qualunque tipo di investimento, mai investire in qualcosa in cui non si capisce. Quindi la componente di formazione, per esempio, è all'inizio di questo percorso, ma poi torna in tanti momenti. Senti, vuoi cogliere questo momento che hai detto la formazione per dire che il 4-5 novembre ci sarà un'importantissima conferenza insieme con, dillo te, che... Grazie, beh, insomma, il Digital Gold Institute, che è appunto poi il braccio di ricerca e sviluppo, consulenza e formazione di CheckSig, organizza assieme all'Università Bicocca e assieme alla Commissione Europea la terza conferenza annuale, che è appunto il 4-5 novembre, il pomeriggio in Bicocca e anche in streaming. Per chi ci ascolta, oddio, è una conferenza accademico-scientifica, quindi un po' impegnativa, ma ci sono anche tanti appuntamenti che si possono vedere sul sito del Digital Gold Institute, che ne so, il 15 e 16 dicembre, per esempio, invece facciamo una 2 giorni di formazione che è pensata proprio per chi non ne sa nulla e vuole muovere i primi passi, quindi cerchiamo di coniugare... Dipende chi è l'interlocutore, se è già esperto partecipa a una, se... non ne sa quasi niente, partecipa all'altra in modo da capire bene, poi magari se gli interessa, continua, no? Esatto, no, ho voluto precisarlo perché poi sai, conferenza scientifica in inglese, magari qualcuno si spaventa, non è vero, noi facciamo anche un'introduzione ottima per mia moglie e per mia mamma, fatta in italiano, che fa fare i primi passi e ti porta addirittura alla seconda giornata anche ad alcuni elementi di programmazione, quindi chiaramente c'è chi frequenta la prima giornata, chi solo la seconda, chi entrambe, e abbiamo un pubblico, fra l'altro, divertentissimo, pensa che l'ultima classe c'erano manager di istituti bancari italiani, che vabbè, non cito perché non voglio metterli in imbarazzo, poi c'erano studenti e c'era una casalinga, quindi avevamo veramente dallo studente universitario alla casalinga al manager, e ti garantisco che si sono divertiti tutti. Cioè, erano colleghi? Colleghi tuoi? Sì, c'era anche un tuo collega. Sai, no, che nella mia categoria
il 90-95% dice che non esiste, che il Bitcoin è una sola, che non ne vuole parlare, che non ne sa niente, che lo rifiuta automaticamente. Lo sai, no? Lo sai questa cosa? Certo che lo so, anche perché se non dicessero così, no, i clienti poi dovrebbero dire: ma perché non mi hai consigliato di investire nello strumento finanziario che ha dato i rendimenti più alti nell'ultimo decennio? E questa è una domanda che imbarazza. Allora uno deve dire: ma no, una bufala, una truffa. Hanno buon gioco perché, per carità, ripeto, il panorama delle cripto è pieno di ciarlatani ed è pieno anche di cose da cui stare attenti. Però io dico sempre, l'oro c'è e luccica, si chiama Bitcoin, e se uno fa una spedizione accompagnato da professionisti seri, ci sono delle opportunità pionieristiche straordinarie. Uno può anche aspettare che la polvere del Far West si depositi e che venga su San Francisco. Ovviamente le opportunità però più pionieristiche a quel punto saranno finite. Infatti io, siccome non concordo minimamente con il 90-95% dei miei colleghi, sto seguendo accanitamente te e anche altre persone, leggo, mi informo. Perché? Perché penso che questa sia un asset del futuro da mettere insieme con tutti gli altri asset che tutti conoscono, le azioni, le obbligazioni, le materie prime, tutte le varie cose, anche perché una cosa che dici te che è verissima, che è decorrelato, che vuol dire che magari se tutto il resto crolla, quello fa il contrario. Non è crolla tutto e anche crolla il Bitcoin, di solito è sempre successo così, no? La decorrelazione è una cosa importante nella costruzione di un portafoglio efficiente. Ma poi si spiega bene, perché in realtà ci sono momenti storici in cui è stato correlato con l'oro fisico, quindi un bene rifugio, momenti in cui Bitcoin è stato correlato con l'azionario, quindi un investimento rischioso. Il che vuol dire però che non è né correlato con l'uno né correlato con l'altro nel medio periodo. E si spiega, si comprende facilmente, anche perché per molti investitori è un investimento estremamente rischioso. Quindi lo fanno quando hanno molto appetito per il rischio. Quando poi c'è una congiuntura di mercato negativa, va giù le borse, vendono anche Bitcoin. Ma in quel momento ci sono altri attori di mercato, come il sottoscritto, che invece vedono in Bitcoin un bene rifugio. Quindi un bene che si compra proprio quando tutto il resto sta andando a rotoli, e quelle cose, e quegli investitori lo tengono su con altre dinamiche. Infatti abbiamo visto, Bitcoin di solito aveva degli all time high, cioè dei picchi di prezzo, seguiti da dei crolli che duravano anni. Questa volta ha avuto un picco di prezzo a 65.000 dollari, poi è sceso anche a 30.000, ma tutte le volte che toccava 30.000 rimbalzava, perché c'era un sacco di gente che lì fuori che aspettava l'opportunità di entrare a prezzo più basso. Adesso, oggi che registriamo, siamo proprio in una giornata che è candidata ad avere forse un altro all time high. Ha superato il 62, il 63, l'ho visto prima, adesso non mi ricordo, una cosa del genere. 62. E tra l'altro in euro, siccome il cambio si è mosso a favore dell'euro, siamo proprio letteralmente quasi ai massimi. Quindi, ma sai, io vi dico anche questo, non bisogna farsi inebriare dalle bollicine dei picchi, no? Bitcoin è un investimento a 4 anni. 5 anni, 3 anni. Diciamo che statisticamente non c'è nessuno che sia entrato in Bitcoin e dopo 3 anni non sia stato inutile. Quindi io dico sempre, mettete quello che potete ragionevolmente rischiare del vostro patrimonio, no? Che poi magari per mio figlio di 18 anni è il 100% del suo patrimonio, ma per un cinquantenne come me, tipicamente con 3 figli è il 2, il 3%, il 5% del proprio patrimonio, no? Quindi cambia a seconda della disponibilità del rischio, e non guardatelo tutti i giorni che vi viene l'infarto, guardatelo a 4 anni, cioè sapete che è una scommessa di lungo periodo. Senti, ritorniamo a Chexig e la tua creatura più recente, che è quella a cui tieni tantissimo. E diciamo quali sono i vantaggi che ha una persona che ha 50.000 euro in Bitcoin a venire a dire: me li custodisci? Come faccio? Proprio praticamente, cioè, quali sono i vantaggi, che garanzie gli offri, come funziona? Raccontalo. Certo, allora, innanzitutto le garanzie della credibilità, quindi noi, che ne so, abbiamo le attestazioni SOC di Deloitte, cioè vuol dire che di fatto abbiamo un auditor esterno, in questo caso Deloitte. Un controllore che verifica i nostri processi interni, la nostra sicurezza, la qualità dei nostri processi, la robustezza delle nostre dichiarazioni patrimoniali, la parte fiscale, insomma ci fa le pulce e le contropulce e produce 2 report, il SOC 1 e il SOC 2, che attestano la nostra qualità. Poi abbiamo un altro controllore interno, che è il nostro assicuratore, perché noi abbiamo le coperture assicurative di Cattolica,
oggi parte del gruppo Generali, quindi primo assicuratore europeo. Che vuol in dire qua... che se io te li do e te li rubano, tu con la copertura assicurativa me li ridai. Assolutamente, vuol dire che in qualche maniera interagiamo, perché il custode medesimo tu lo puoi vedere come una specie di assicuratore. Se tu mi dai i tuoi bitcoin, me li dai perché io professionalmente sono più attrezzato di te a custodirli con sicurezza e quindi ti do delle garanzie. Ma anche in tutti i trasferimenti da me a te, dove io potrei essere attaccato, avere delle vulnerabilità, per stare tranquilli tutti abbiamo un assicuratore che copre. Dopo, perché uno fa questo? Ma perché chi ha provato, ed è molto divertente, a far da sé, beh, allora, già comprare su un exchange è complicato, però uno se si impegna ci riesce, devi fare un account, poi li lasci lì, beh, abbiamo scoperto un sacco di scandali in cui scompaiono dagli exchange, perché gli exchange sono pensati per favorire lo scambio, il trading, non per la sicurezza, perché quindi i bitcoin devono essere facilmente e velocemente disponibili. Allora che fanno le persone più attente? Li prelevano dall'exchange, però a quel punto devono usare un software wallet, o a volte software e hardware, no? I cosiddetti hardware wallet. Spiega la differenza tra i due. Il software è una cosa, software che non esiste, l'hardware è proprio, c'è uno scatolotto dove proprio dentro c'è sia la parte software, sia quella proprio scritta le parole chiave. Tipicamente bisogna sempre avere un computer con un programma, e quello è un software wallet. A volte per rafforzare il fatto che se anche sul computer abbiamo un virus non riescono a rubarci Bitcoin, si usano delle componenti hardware che danno sicurezza, sono come del esterno, diciamo come se fosse un hard disk USB, esatto. Però tutte queste cose sono estremamente tecniche, e allora poi dopo, quando arrivano i miei clienti da noi, che cosa fanno? Ci dicono, con questa chiavetta l'ultima volta che ho dovuto aggiornare il firmware avevo i sudori freddi, non riesco a credere che su questa chiavetta ci siano 400.000 euro, ho paura di perderla, ho paura che me la rubino, ho fatto il backup ma il backup non funzionava, mi sono spaventato. Insomma, chiaramente è tutto quello, ma ripeto, torno all'esempio di mia moglie, qualche gioiello si tiene in casa, tanti gioielli, una cassetta di sicurezza, se uno ha lingotti d'oro è solo buon senso metterli in un cavo professionale. Quindi il cliente che viene da te e ti dice i miei bitcoin, tu gli dai la garanzia. Noi gli proponiamo, di solito facciamo sempre un'intervista conoscitiva, perché ci teniamo molto alla relazione uno a uno, perché il cliente si deve fidare, perché dobbiamo capire di che cosa ha bisogno, quali sono le sue preoccupazioni. Poi tipicamente gli mandiamo un contratto da firmare, si firma online in 30 secondi ed è diventato il nostro cliente. In quel momento non ha alcun costo. Poi dopo, quando decide di andare avanti, ci deposita i suoi bitcoin. I depositi, così come i prelievi, non hanno alcun costo. A noi, noi carichiamo al cliente il 7 per 1000 annuo, cioè lo 0,7% annuo, sì. Caricato mensilmente. Cioè, tieni conto che giornalmente è lo 0,0002%, che rispetto a un bene come Bitcoin che ti fa il 5% in una giornata è completamente trascurabile, no? E quindi noi gli carichiamo questo costo, che ovviamente è la nostra fonte di reddito, copre le nostre spese e paga i nostri stipendi, ma lui ha letteralmente messo i suoi lingottini in un cavò paragonabile a Fornox, che ha tre livelli autorizzativi diversi. Uno dei tre livelli autorizzativi addirittura esterno a CheckSig, in maniera che anche i dipendenti malevoli di CheckSig non possono colludere e rubare i bitcoin. E tre livelli autorizzativi con anche delle dischiosità. Noi per esempio restituiamo i bitcoin ai nostri clienti tipicamente in una settimana. Non perché siamo pigri o incapaci, no, ma perché uno si deve immaginare che per aprire tutti i forzieri, per avere tutte le autorizzazioni, per fare tutti i controlli, questo ha dei tempi tecnici. Allora qualche cliente... Ferdinando, cosa sembra questo che hai detto? Sembra la stessa cosa dei fondi comuni, cioè la banca depositaria, la banca che controlla la banca depositaria, quell'altro, cioè ognuno controlla gli altri in modo da far sì che non sia concentrato tutto in uno, ma che questa non te li ridò subito, ma passano 7-10 giorni, quando me li dai di investire. Cioè, sembra la stessa cosa dei fondi comuni di investimento. Ma se infatti le banche e le reti di promotori fossero all'avanguardia su questo, come succede adesso in America, probabilmente proporrebbero loro l'investimento in Bitcoin ai loro clienti, e noi staremo dietro le quinte,
saremmo la banca depositaria, quella che i clienti di solito non conoscono neanche, no? Invece qui devono conoscerci perché devono interagire. Tieni conto che qualche cliente si preoccupa, ci dice, ma a me tranno 7 giorni, nessun problema, anche lì, se uno vuole quella che noi chiamiamo la liquidità istantanea, cioè avermi entro 24 ore, si può fare, possiamo dargli in 24 ore, ovviamente in quel caso però c'è un 1% di commissione, perché è un costo tecnico che noi abbiamo. Di fatto troviamo qualcuno che presta i bitcoin in maniera che noi li diamo al cliente, noi a quel qualcuno gli restituiamo una settimana dopo, per farci questo servizio si fanno pagare. È come un prestito titoli. Perfettamente. Ma quello che è importante è capire che CheckSig non è una piattaforma di trading, cioè pur potendo noi ricevere un ordine di acquisto, un ordine di vendita, non siamo per i trader, siamo per i cassettisti, per chi investe su un orizzonte di medio-lungo periodo. Ovviamente anche i trader sono i nostri clienti, perché cosa fanno? Magari fanno trading col 10% del patrimonio cripto che hanno e il restante 90% lo portano da noi. Perfetto. C'è qualche cosa che non ti ho chiesto che vuoi chiarire bene su questa cosa? Ma una cosa ti volevo dire, che mi è piaciuta. Ci sono concorrenti vostri alla stessa vostra altezza, o se ce n'è qualcuno è affidabile come voi? Ma se ti dico di no sembro di parte, quindi fammelo motivare. No, non ce ne sono. Perché non ce ne sono? Innanzitutto siamo l'unico custode in Italia. Cioè gli altri fanno del software, cioè che ne so, ci sono delle borse di scambio affidabilissime, ci sono dei wallet strepitosi, ma un conto è dove si compra e si vende, un conto è il portafoglio di pelle, che poi sia software o hardware, il concetto è sempre quello, un conto è un cavò. Poi noi siamo l'unica azienda cripto italiana ad avere le coperture assicurative e avere le attestazioni SOC. Siamo una delle 6-7 aziende al mondo ad avere coperture assicurative e attestazioni SOC. E quindi in realtà abbiamo qualche competitor all'estero, però lì ci differenziamo per un altro punto di vista. Noi nasciamo tecnicamente come una società di pura custodia, ma stiamo diventando sempre di più una società di servizi, un po' quasi come se fossimo una banca privata, una private bank, Bitcoin. Ovviamente non si può dire, non abbiamo licenza bancaria, non l'avremo a breve, ma il concetto a cui ci ispiriamo è un rapporto con il cliente tipico di un private banker, quindi un'attenzione alle sue esigenze, un'attenzione alla pianificazione. Per esempio, sai qual è un'esigenza che ci sta portando tanti clienti? Quella di stare in regola col fisco. Alla faccia di chi dice che i bitcoiner evadono di qua di là, ci sono clienti che dicono, ma Aetrano, ma io avevo comprato qualche migliaio di euro nel 2014, nel 2015, adesso sono un sacco di soldi, ma che devo fare per mettermi in regola? E allora dice, ma il commercialista non vi ha spiegato, ma il mio commercialista di cripto non capisce molto. Allora, per esempio, noi prepariamo il cripto dossier, aiutiamo a compilare il modello RWDP, cioè diamo tutta quella documentazione che è messa in mano a un commercialista, permette al cliente di essere inappuntabile. Tanti clienti che hanno fatto custodia fai da sé arrivano da noi o perché hanno un po' paura degli importi che adesso spaventano a fare da soli, o perché vogliono mettersi in regola col fisco, no? Incredibile, ma è così. Vogliamo dare una pillola veloce, qual è il limite dell'importo del controvalore in euro, perché poi li devi denunciare? Velocissimo, senza entrare troppo nei dettagli. Velocissimo, velocissimo. Ci sono due cose fondamentali. Allora, uno è il modello RWDP. Il modello RWDP è mirato al monitoraggio. Allora, lì tecnicamente non ci sono limiti. Anche 200 euro di Bitcoin uno dovrebbe dichiararli nel modello RWDP. È chiaro che il fisco stesso capisce che ci sono questioni di materialità o meno della cosa. Il modello RWDP quindi non ha esenzioni di soglia, ma non ha nessun impatto fiscale, quindi è soltanto, come si dice, di monitoraggio. Nel modello RWDP uno dice, ma li devo mettere al costo di al prezzo di mercato o al prezzo di carico? Ferdinando, diciamo per quelli che non sanno cos'è il modello RWDP, è un modello dove si mettono, per esempio, se c'hai una casa all'estero, se c'hai soldi in Germania, li devi dichiarare, lo puoi avere in Germania, in Francia, in Svizzera, dovunque vuoi, però devi dire al fisco che ce l'hai, questa casa, questi immobili, queste partecipazioni societarie, è un quadro della dichiarazione dei redditi dove devi inserire quello che tu hai fuori dall'Italia. Questo è l'RWDP. Perfetto. E qui, per esempio, uno dovrebbe mettere i bitcoin al prezzo di mercato, ma siccome non c'è un cambio ufficiale, è accettabile anche di farlo al prezzo di carico. E allora se uno deve fare un ravvedimento operoso, perché non l'ha fatto negli anni precedenti, il prezzo di carico spesso suona benissimo.
E questo è il modello del W doppio. Poi un'altra cosa invece, se uno fa capital gain, cioè li ha comprati a X, li vende a una cifra più alta, ha guadagnato. Deve pagarci le tasse? Tendenzialmente sì, il 26%. A meno che la quantità di Bitcoin valutata al 1° gennaio di quest'anno non sia meno di 51.600 euro. Cioè, per esempio, chi quest'anno ha avuto meno di 2 Bitcoin, anzi meno di 2.1 Bitcoin, se li vende quest'anno, sul capital gain non paga le tasse, no? C'è un'esenzione. O se poi 2 giorni dopo, il giorno dopo, un secondo dopo, un mese dopo, se li ricompra, beh, ovviamente ne avrà un quantitativo a un prezzo di carico più alto e poi dopo in futuro pagherà le tasse. È la stessa cosa di comprare e vendere un'azione, un fondo, una qualsiasi cosa, dipende. In particolare su questa cosa qui, in questa cosa qui è proprio come le valute estere, perché questa norma di 51.600 euro deriva dal fatto che la Corte di Giustizia Europea, per quello che riguarda l'IVA, ha equiparato Bitcoin alle valute estere e l'Agenzia delle Entrate italiana, quindi anche per quello che riguarda i profili fiscali, ha preso a considerare Bitcoin un po' come una valuta estera. Ripeto, poi gli approfondimenti si fanno con i commercialisti, ma qui possiamo aiutare, possiamo capire insieme. Senti, c'è qualcosa ancora che vuoi dire sulla tua creatura di custodia Bitcoin che non ti ho chiesto, che non è importante? Allora, se i nostri ascoltatori non sono scaramantici, e se sono scaramantici che facciano i loro gesti, un altro valore della custodia è il passaggio generazionale. Esatto, più tardi possibile, più lontano possibile, ma c'è una cattiva notizia che tutti quanti prima o poi moriremo. E allora, avete sentito magari le notizie giornalistiche di quello lì che aveva appunto due hardware wallet, due oggettini, due chiavette, è morto all'improvviso, poveretto, la moglie sa che lì su ci sono diversi milioni di euro di Bitcoin, ma non, nessuno riesce ad aprire o usare quei cosi. È un po' come se uno, è un po' come se io seppellissi un lingotto d'oro nella quercia, sotto una quercia in un bosco. Se non l'ho detto a mia moglie e ai miei figli, se mi succede qualcosa, mia moglie e i miei figli non riescono a recuperare. Ma se anche io lo voglio dire a mia moglie e ai miei figli, ed è una roba molto tecnica, ci sta che mia moglie e i miei figli non capiscano come devono fare, non capiscano qual è la quercia, qual è il bosco. Ecco, se uno li tiene in CheckSig, entrano nell'asse ereditario, quindi non succede nulla in quegli scenari che già sono tristi di sé, di per sé, perlomeno il patrimonio non si perde, no? Quindi questo è un altro punto estremamente qualificante della custodia Bitcoin. Te ne dico un altro che faccia sognare? Non ce l'abbiamo ancora per ora, non ce l'abbiamo ancora, ma speriamo di lavorare. Noi vorremmo arrivare presto a poter offrire prestiti garantiti dai Bitcoin. Cioè, per esempio, uno ha 100 euro in Bitcoin presso di noi. Trovare una banca che gli presta 50 euro a patto che lui firmi un mandato irrevocabile che se i suoi 100 euro in Bitcoin diventano 65 euro, CheckSig ne vende, che ne so, 50 per rimborsare la banca. E questo può servire a molti altri Bitcoin che magari sono ricchi in Bitcoin, ma non vogliono vendere Bitcoin e vorrebbero usarlo come garanzia per prestiti euro. È la stessa cosa che faccio io con i miei clienti. Magari hanno 1 milione di euro in fondi, gli servono 500.000 euro, li mettiamo a pegno a garanzia, si prendono i 500.000 euro, poi se decide no, non te li rido più, vendiamo quello che abbiamo e abbiamo chiuso. Ma Alfonso, la cosa divertente è questa, che tecnicamente, proprio come l'hai descritto tu, è nulla osta a farlo con Bitcoin, tanto che magari le banche hanno una qualche reticenza o paura a dire lo facciamo anche con Bitcoin, ma nella norma, nella legge, non c'è nulla che lo impedirebbe. Si tratta di trovare il primo istituto bancario che è disponibile a farlo e poi vedrai che... Poi si accodano, perché poi dopo dire che lo fa quello, lo devo fare anch'io, come facciamo tutte le varie cose. A posto, abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto, il tentativo qual è? Io spero che lo apprezzino chi ci ascolta, perché è nello stile tuo, nello stile mio, nello stile di CheckSig, cioè far capire che è un far west, ma che se ci si affida a professionisti seri è un far west in cui si può sopravvivere e anzi si può anche godere di opportunità significative. Senti, però, visto che ti ho qua, non mi puoi sfuggire. Adesso ti faccio qualche domanda relativa all'attualità del Bitcoin e quant'altro, perché ho davanti il massimo esperto, non mi puoi scappare. Però prima ricordo solo una cosa, tutti quanti
andate sul mio sito, scaricate il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. C'è anche un piccolo parte dove parlo del Bitcoin. Chiaramente, se volete essere veramente informati, andate da lui, non da me, perché io ho seguito quello che mi ha detto lui. Poi stanno anche le due cose che mi hai detto. Piccolo, però questo è importante. Allora, prima cosa, consumo di energia Bitcoin. Quante stupidate se ne dicono di questa? Velocemente, a come rispondi? Io ti ho già sentito, però voglio che lo dici tu la risposta a questa cosa. Guarda, ormai rispondo sempre con questa frase. Gli elettrodomestici in stand-by negli Stati Uniti, cosa vuol dire in stand-by? Esatto, quando spegniamo il televisore non si spegne mica davvero, perché sennò non risponderebbe al telecomando. Quindi quel consumo di energia microscopico, bene, gli elettrodomestici statunitensi in stand-by consumano 3 volte più della rete Bitcoin. E quindi non lo dice Metrano, lo dice Cambridge. Allora, consumano tanto, la rete Bitcoin consuma tanto, ma innanzitutto non è uno spreco, perché è una cosa che serve a renderla sicura. E poi dopo, ripeto, se noi dobbiamo notare questa cosa, più si consuma energia, più si crea benessere, è un fatto, lo dicono le statistiche. I paesi più ricchi sono quelli che consumano più energia, nei paesi poveri non noi non dobbiamo sperare di consumare meno energia, noi dobbiamo sperare di consumare energia prodotta in maniera sostenibile, cioè consumare meglio, dobbiamo andare verso le fonti rinnovabili. Per fortuna anche Bitcoin sta vedendo questo processo, per cui sempre di più energia rinnovabile, energia verde che viene usata per i processi di messa in sicurezza della rete Bitcoin. Altra domanda, Bitcoin in El Salvador, che ne pensi? Penso che sia un esperimento straordinario. Allora, io ho sempre spiegato che Bitcoin come moneta di scambio, chi ha pagato 2 pizze, 10.000 Bitcoin nel 2010, cioè 500 milioni di dollari ai cambi attuali, queste pizze devono essergli rimaste sullo stomaco. Però Salvador è un caso diverso. Salvador non ha una sua moneta nazionale, usa il dollaro statunitense e oggi usa anche Bitcoin. Perché è importante in Salvador? Perché il 20% del prodotto interno lordo salvadoregno, cioè della ricchezza salvadoregna, deriva dalle rimesse, le rimesse degli emigranti. E beh, rimettere denaro, valore, dall'estero verso El Salvador in Bitcoin è istantaneo, costa pochissimo ed è sicuro. È molto meglio di quanto pagano il 2, il 3, il 5, il 7, il 10% agli intermediari. Sì, perché noi inoltre salvadoregno... Però in Salvador c'erano anche, non so se ci sono ancora, persone che aspettavano quelli che andavano in MoneyGram, questi Western Union, li rapinavano perché avevano preso i soldi contanti e li rubavano. E poi il costo che hai detto te, quindi con questo sistema veloce, poco costoso, senza sicuro. Certo, e in più cosa succede? Che loro hanno un'app con cui possono convertire da Bitcoin a dollaro, da dollaro a Bitcoin, e secondo me cosa succederà? Non davvero che i salvadoregni faranno gli acquisti in Bitcoin, ma impareranno a spendere in dollari e risparmiare in Bitcoin, come è successo a tutti quanti nel mondo. Senti, ma a proposito Salvador, Salvador ha implementato il Lightning Network, che è un layer, come dite voi esperti, un layer, cioè una sovrastruttura che sta sopra il Bitcoin per velocizzare, perché il Bitcoin non è proprio velocissimo quando lo usi come scambio di pagamenti, giusto? Bitcoin classico. Però tu non ti piace il Lightning Network? Ma no, non mi piace eccessivo. Allora, Bitcoin giustamente ha dei tempi per una conferma in media di 10 minuti. Per transazioni di scarso importo 10 minuti sono sufficienti, ma se stai comprando un gelato e devi aspettare 10 minuti, il gelataio si scoccia, il gelato si squaglia. Quindi Lightning Network ha un suo utilizzo. Però quello che io vedo semplicemente è che fa fatica a decollare, sia dal punto di vista tecnico, perché è molto complesso, sia perché in realtà, pur essendo decentralizzato, sta creando degli hub di centralizzazione, cioè degli aggregatori, dei conglomerati che diventano un punto di smistamento dei pagamenti. E poi, ripeto, probabilmente Bitcoin si presta meglio a un accumulo in una logica di risparmio che non a una spesa corrente. Per questo non è che non mi sta simpatico, io ho tifato per la Lightning Network, sono un po' scettico che possa avere tutta questa rilevanza, significatività che altri vedono. Vedremo. Poi, sbagliare, Senti, velocemente, le shitcoin, cioè i concorrenti del Bitcoin, cosa ne pensi?
Beh, l'hai già detto tu, che sono shit, cioè evitiamo di tradurre, così resta l'ambiguità. Io le ho chiamate nell'ultima Crypto Week, questa rassegna stampa settimanale che faccio, le ho chiamate ciarpame tecnologico. Sì, ciarpame tecnologico. Allora, su 10.000, 9.995 sono vero e proprio ciarpame tecnologico. Certo, per esempio un'alternativa a Bitcoin è Ether, che è la criptovaluta della piattaforma Ethereum. Ether, peraltro, in termini di rendimento ha performato nell'ultimo anno anche meglio di Bitcoin, quindi per carità. Poi c'è, che ne so, Monero per chi vuole maggiore privacy. Già non c'è molto di più, perché qualcuno diceva di Litecoin come l'argento digitale rispetto a Bitcoin oro digitale. C'è chi dice Ripple, ma Ripple è una valuta assolutamente centralizzata, un sistema di pagamento come se fosse il bancomat. Insomma, io non vedo di buon occhio tutte queste cose, soprattutto perché chi è stato alla finestra finora e entra in questo mondo, la cosa più tranquilla, la cosa più ragionevole da fare è investire in Bitcoin. Investire in altre cose solo perché si pensa che possono avere un apprezzamento superiore a Bitcoin spesso è causa di grande confusione, perché quelle altre cose sono meno affidabili. Bitcoin da solo vale un trilione di dollari. Bitcoin ha 12, anzi ormai 13 anni di funzionamento perfetto. Tutte le altre cose sono meno verificate, sono più rischiose. Hanno pure avuto un sacco di problemi nel passato, sono state bucate, sono state smaneggiate da chi le ha create a suo uso e consumo, diciamo così, no? Qui mi stai servendo un assist del perché anche Ethereum, anche Ether, che è la seconda, io non la amo perché Vitalik Buterin decide quando una transazione va modificata e cambia il protocollo, come era successo in un incidente noto come The DAO. Chi vuole si vada a informare, ma insomma è come se la criptovaluta Ether avesse una specie di banchiere centrale, ma insomma Bitcoin non vuole il banchiere centrale. E poi, che ne so, proprio 3 settimane fa, 4 settimane fa, la rete si è biforcata in 2 sottoreti per un incidente tecnico. Questi incidenti tecnici, paradossalmente, il mercato è talmente euforico che neanche li vede, va bene, per carità, però Bitcoin non ne ha mai avuto di questi incidenti. Forse Bitcoin ha avuto un incidente 8 ore nella storia e basta. Ethereum ha incidenti ogni 2 per 3, insomma, a me sembra poco affidabile. Poi, per carità, che uno che è già nel mondo cripto da tempo, che capisce quello che sta facendo, voglia diversificare anche in Ethereum, ci sta. Ma uno che ne è stato fuori finora, il primo passo è inevitabilmente, inequivocabilmente Bitcoin. Anche perché vogliamo ricordare che per fare un cambio nel Bitcoin aggiornamento non ci vuole, non è che arriva Vitalik dice domani è così, c'è una discussione, bisogna coinvolgere tutti, avere il 51% della rete, come il Taproot, no? L'ultimo aggiornamento è partito 3 anni fa. Uno di quegli studenti modello, quelli che sanno già tutto e fanno finta di chiedere al professore come funziona. Va bene. Il professore, non so io il professore. Ma ne sai abbastanza. Sì, cioè lo sviluppo, le modifiche del protocollo Bitcoin sono sempre molto sofferte, perché molto dibattute, sottoposte a uno scrutinio feroce, devono essere approvate dalla maggioranza dei nodi, degli utenti, degli sviluppatori, dei minatori, per cui a volte sembra anche che Bitcoin procede molto più lentamente rispetto a altre criptovalute, ma certo, perché vuole essere più sicuro. Bitcoin vuole essere oro digitale. L'unica cosa che non deve succedere è che l'oro arrugginisca. No? Questa è l'esigenza numero uno. Poi dopo invece uno dice, ma non ci posso fare le giostre, non ci posso fare la decentralized finance, non ci posso fare gli NFT. E dico, vabbè, quelle robe lì si fanno altrove. Io personalmente preferisco l'oro. E qualcun altro preferisce altre cose più modaiole. Ma sai, poi lasciami sfogare. Nel 2015 mi dicevano che non capivo niente perché dicevo che la blockchain era una bufala. Oh, non si è visto niente su blockchain che non sia Bitcoin. Nel 2016 mi dicevano che non capivo niente perché DLT dicevo che era una bufala. Non si è visto niente che funziona su DLT. 2017-18 smart contract, dicevo è presto, non funziona. Poi ICO, ho spiegato che era una truffa e infatti sono fallite tutte come truffe. Adesso qualcuno diceva, Metrano è un conservatore, è vecchio, intellettualmente ormai bloccato, non capisce cosa sono gli NFT e la finanza decentralizzata, la DeFi. No, io lo capisco cos'è, dico attenzione,
perché secondo me tra 2 anni non esistono più, quindi un po' no. Allora senti, ti volevo lasciare andare, però hai detto anche altre due cose che le devi spiegare. Allora, la DeFi, cioè la finanza decentralizzata, ti spieghi un attimo cos'è, perché è una fregatura, o bene o male potrebbe esserlo, diciamo così. E cosa sono gli NFT, cioè i non fungible tokens? Queste ultime due poi ti lascio andare, poi dopo, se qualcuno vuole poi avere, capire, entrarci proprio dentro, andate a vedere tutto quello che ha scritto lui, che ne capite molto di più di quello che... Non possiamo stare qua 6 ore a fare una conferenza come quelle che fa. Andate sul sito di Chuck Sigg, andate sul sito del Digital Gold Institute, cercate me, perché tanto sui social mi si trova, entrate in contatto. Beh, allora, innanzitutto, che cosa vuol dire sono fregature? Beh, c'è un sacco di gente che ci ha fatto tanti soldi, quindi non è che di per sé siano fregature, però Decentralized Finance tenta di mimare in un mondo decentralizzato tutti i processi della finanza tradizionale, no? E quindi si dice DeFi, Decentralized Finance, o TradFi, Traditional Finance. Il problema è che su Ethereum questa Decentralized Finance non funziona, perché Ethereum ha dei problemi tecnici che non riescono a soddisfare le esigenze della Decentralized Finance. E quindi la Decentralized Finance dove si è spostata? Su un'altra blockchain che si chiama Binance Smart Chain. E Binance si chiama Binance Smart Chain perché è la blockchain di Binance. E non è decentralizzata. Super centralizzata. Allora dice, scusate, ma che vuol dire fare finanza decentralizzata su una blockchain centralizzata? E allora, e poi ci sarebbero altre osservazioni, ma già questa fa capire che a me sembra, con la supponenza e la presunzione di chi ha fatto il trader, il risk manager, il collateral manager, il quantitativo nella finanza tradizionale, sui derivati e adesso su Bitcoin, a me sembra una specie di parco giochi per bambini. Sai, quando i bambini vogliono emulare i grandi e ci provano, è divertentissimo, e vederli giocare è stupendo, e ci si diverte tanto, ci si può fare, insomma, però è sempre una roba che prima o poi non verrà giù. L'altra cosa sono gli NFT. Gli NFT sarebbero, nell'immaginario generale, il fatto che uno si compra un'opera d'arte digitale. No, non è così. C'è un'opera d'arte digitale. Quest'opera d'arte digitale ha un identificativo univoco che in qualche maniera la indica. Un po' come un cartello stradale indica una città. Se io sto entrando nella A1, no? C'è un cartello stradale che dice Milano e un cartello stradale che dice Napoli. Se mi compro il cartello stradale che dice Milano, ho comprato Milano? No, ho comprato qualcosa che indica Milano. Ecco, un NFT è qualcosa che indica un'opera. E mi dicono, però a quel cartello autostradale è unico. E dico, no, aspetta, è unico a quell'ingresso autostradale. Ma se tu vai all'ingresso prima o all'ingresso dopo, c'è un altro cartello che indica Milano. E ti puoi comprare anche tutti i cartelli che indicano Milano in tutti gli ingressi autostradali, che quindi non sono unici, e comunque non hai comprato Milano. Quindi che cosa stiamo comprando quando stiamo comprando un NFT? Allora, se mi lasci essere provocatorio, il nulla, il vuoto spinto. È quasi un atto di beneficenza nei confronti dell'artista, al massimo una spilla di vanità. Cioè, che ne so, voglio appuntarmi sulla camicia di aver regalato 30.000 euro a un artista che stimo, bene, ma è una spilla, non ho comprato neanche un'opera di quell'artista, ecco. Però quindi, per dire, lo sai meglio di me, che in giro ci sono state valutazioni milionarie di NFT, sono partite da quella di Beatle, adesso tantissime altre che ha ripreso hype da morire questi ultimi tempi. Aste di Sotheby's, aste di Christie's, ma a me sembra di rivedere il 2015, appunto, quando mi dicevano a Metrano, ma è lei che non capisce, perché qui c'è la banca X e la banca Y che entrano in un consorzio che si chiama R3 per fare le DLT, ci hanno messo 200 milioni di dollari, questa è sicuramente una roba esplosiva. E io dicevo, no, questa è una roba che assomiglia quasi a una truffa. E infatti non è successo niente, no? Oppure le ICO, se ci sono tutti questi imprenditori che fanno le ICO, ci sarà qualcosa di serio? No, non c'era nulla di serio. E qui vedremo. Nel frattempo, però, c'è una cosa che sono 13 anni che funziona, che è chiara e si chiama Bitcoin. Nell'aprile 2011 valeva $1, oggi vale 60 e rotti mila dollari. Si è apprezzata in 10 anni di 60.000 volte. Insomma,
E qua ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto. Previsioni da qua a fine anno sul valore del Bitcoin. Aspetta che tiro fuori la sfera di cristallo. Aspetta, la sfera di cristallo. Oh, oh, oh. Allora, la sfera di cristallo non funziona oggi pomeriggio, quindi non ti sa. Però te la fanno questa domanda, me la fanno pure a me. Me la dico. Ma ascolta, io ho una slide immutata dal 2014, anzi dal 2015 per essere onesto, che dice che se a scopo di diversificazione il 3% dei patrimoni gestiti a livello professionale entra in Bitcoin, Bitcoin, si fanno due conti, deve valere $150,000. Che se Bitcoin diventerà oro digitale, quindi se, c'è un se grosso come una casa, ma dovrà valere più dell'oro fisico, un Bitcoin dovrà valere $500,000. Nel 2015 ridevano. Adesso questi numeri li danno Goldman Sachs, JP Morgan e dicono entro la fine dell'anno, entro la fine del 2022. Io sinceramente, qual è il numero a cui atterreremo? Entro che anno? Non lo so dire. Però quello che so dire con chiarezza, e lo dico da almeno 7 anni, è che se Bitcoin è oro digitale, e sembra esserlo, oggi è grandemente sottovalutato. E poi vediamo quanto tempo ci vorrà e a quali livelli arriverà, ma Bitcoin è una scommessa, come si dice in gergo, digitale, nel senso di binaria. Se non è oro digitale, tra 10 anni è morto, vale zero. Ma se dimostra di essere oro digitale, un Bitcoin che tra 10 anni valga $500,000 o $1,000,000, non mi spaventerebbe assolutamente, lo troverei usuale. Quanto varrà entro la fine dell'anno? Alfonso mio, se lo sapessi non starei più a parlare con te, sarei sotto una palma a bere un drink e a sfruttare le mie conoscenze per diventare ricco senza il sudore della fronte del lavoro. Diamo l'ultima che mi ha fatto venire in mente, anche perché da qua a poco si prevede che nascerà il primo ETF direttamente che potrà investire in Bitcoin. Si prevede, si pensa che dovrebbero dare l'ok da qua a poco la DSI, no? Già domani, dal 19 di ottobre, è disponibile un ETF che investe in futures Bitcoin. Però non è derivato del derivato. È una matriosca e non mi far parlare male del regolatore che autorizza queste porcherie pur di non autorizzare un ETF su Bitcoin. Ma noi europei siamo più fortunati perché, per esempio, abbiamo gli ETP su Bitcoin che sono sostanzialmente l'equivalente dell'ETF. Quindi chi volesse comprarlo, comprando un titolo ISIN che si mette nel suo portafoglio, lo può far così. E lì però fammi fare il commerciale di nuovo, tieni conto che un ETP costa tra i 95 e i 250 basis point, si dice, no? Tra lo 0,90 e il 2,50 l'anno. La custodia di Chexig costa 0,60 l'anno. Quindi se uno si sporca un po' più le mani, riesce a pagare anche di meno. Ma è importante che il mercato si sta allargando, si sta aprendo, la possibilità di investire in Bitcoin diventerà negli anni sempre più semplice, anche grazie a player come Chexig che aiutano proprio in questo, da questo punto di vista. Guarda, ti ho chiesto di tutto di più, approfitto quando ti ho e magari ti richiederò un'altra intervista fra un po' di tempo, vedremo che cosa succede. Facciamo diventare un appuntamento semestrale, ogni 9 mesi, ogni bambino facciamo. Ti presti, sì, io a me fa piacere perché le due puntate che ho caricato sono seguitissime sul podcast, quindi a me fa super piacere, quindi vedi, è un punto anche di credibilità nel tempo. Quando io parlavo di Bitcoin nella banca di investimento in cui lavoravo nel 2014, la gente sorrideva. Ogni tanto mi accorgevo pure che passavo in un corridoio e alle mie spalle qualcuno diceva: questo è quello che crede a Bitcoin, capito? Allora uno poi cerca di avere una serietà tecnica, culturale, scientifica, accademica, professionale. Gli anni passano, il tempo passa. Io ogni volta che mi rivedo con qualcuno dopo 6 mesi, insomma, è una conferma che quello che abbiamo intuito oggi non era una bufala, ecco, quindi rifacciamolo volentieri. Senti Ferdinando, vuoi lasciare, abbiamo detto Chexig, Digital Gold, te vuoi lasciare qualche altra posto dove ti possono trovare? O ma appunto Chexig.io oppure come Imola Otranto. Otranto, oppure DGI, Dossola, Genova, Imola.io, oppure cercate su Google Ferdinando Ametrano, su LinkedIn, su Facebook, su Twitter, mi trovate tutti i link e potete arrivare da noi. Poi, fra l'altro, faremo prossimamente una campagna pubblicitaria
come si deve, quindi magari la cosa diventerà ancora più semplice. Oppure, insomma, chiedete ad Alfonso, no? Cioè, Alfonso sicuramente sa guidarvi in generale con un orizzonte più ampio, ha un portafoglio diversificato, no? E poi per quello che riguarda la componente Bitcoin, vi darà lui il mio recapito se glielo chiedete. Come l'esperto, come dico io. Va bene. Grazie, grazie, grazie e buon lavoro e ci vediamo alla prossima. Ciao Ferdinando. Ciao.